Ok, allora Simona. Mentre lei continua con il pan di Spagna, io vorrei prepararmi l'impasto della pizza rustica perché dovrà andare a crescere. Oh, allora dobbiamo dare gli ingredienti. Della perché? Pizza rustica. Cuore rustico. Poi e diremo il perché. Sì. Ci spiegate, un cuore rustico, dobbiamo capire com'è. 500 ml di latte, sì. 25 g di lievito di birra, 75 ml di olio di semi, 300 g di zucchine, 300 g di melanzane, 100 g di peperoni, 50 g di provola affumicata, 500 g di farina e sale. Cosa si intende per cuore rustico? Allora, se la torta è per gli innamorati... Girella, perché tutto gira intorno all'amore. Sì. Ah, oh, Madonna, che frase! È uscita adesso, te lo giuro. Non c'è niente di su. Quindi questa qui è per tutte le coppie. Però stasera vogliamo pensare a chi in coppia non è, che è single. Quindi è un cuore salato, Simona. Rustico. È proprio rustico, Simona. Un cuore rustico. C'è il sale dentro. Quindi... andiamo a spiegarlo. Allora, dice Elena Verace. Vado a mettere il composto nella teglia dove questo abbiamo messo la carta da forno. Questo è il nostro pan di Spagna, guardate. Pronto. Buonasera, cara signora, con chi parliamo? Sono Antonella. Cara Ciao. Antonella, buonasera, Ciao. Benvenuta. Ciao, Antonella. Ciao. Cara Antonella. Siamo tolita. È caduta. Ne abbiamo un'altra, pronto? Non dice pronto, regia? Va bene, ne passeremo un'altra allora. Il nostro pan di Spagna adesso dove va a finire? Nel forno. Sì. A 170 gradi. 170 gradi per quanto tempo? Per 15 minuti. 15 minuti, sì. 170 gradi. Ecco qua, e poi cominceremo con il cuore rustico. Questo era il pan di Spagna. Pan di Spagna. Il tempo lo tieni tu, Simona, 15 minuti. Lo tengo io il tempo, 15 minuti. Pronto? Ciao Simona, sono Elvira da Catanzaro. Ciao Elvira da Catanzaro, buonasera, benvenuta, ben ritrovata. Anche a te, benvenuta. Cara Elvira, ciao! Ciao! Sono stata lontana da voi, mi avete mancato tantissimo, però vi pensavo sempre. Come mai sei stata lontana, Elvira? E perché sono stata a Villa Serena e saluto tutti quelli di Villa Serena, la signora Francesca di Monterosso. Sei stata ricoverata, quindi ci dispiace. Sì, ho fatto un po' di terapia. E adesso sono tornata. Cara Elvira, ci fa tanto piacere di riaverti qui tra noi. Bentornata. Grazie a te Simone, che la sera ci fai questi bei piatti e poi la sera ci fai insomma un po' di rilassante perché ci fa bene guardare. Grazie Elvira e grazie ai nostri chef, li stiamo ringraziando spesso, ma è giusto così insomma. Certo, io sono tutti i chef e un saluto a te particolare, che sei bravissima. Grazie Elvira, signora. Tu sei gentilissima, ti mando un bacio grande, ti arriva l'abbraccio e un bacio da tutto lo studio, va ciao, bene? Ciao, un ricambio a voi. Ciao, cara Elvira. Allora Simona, abbiamo messo a riscaldare il latte, non molto bollente, appena è tiepido lo mettiamo in una ciotola e facciamo sciogliere il nostro cubetto di lievito. Lo facciamo sciogliere bene, andiamo ad aggiungere il nostro olio di semi di mais, non di oliva perché sarebbe troppo pesante, di semi. È da ricordare che qui non ci sono uova, Simona, ed è importante anche perché c'è molta gente anche che o è intollerante o non ne mangia, poi è più leggera, più soffice. Ok. Ricordiamo che questa è una serata green. Sto cominciando a sbucciare le patate. Che ti serviranno per il piatto successivo. Non diciamo nulla. Andiamo a continuare con questo. Andiamo a salare. Un impasto saporito perché poi andrà a crescere.
e andiamo a girare. Giriamo bene in modo tale che il nostro lievito poi si squaglia ben bene. E cominciamo a mettere un po' di farina. Passi per favore. Allora, mettiamo la farina finché non facciamo una pastella, in modo tale che poi andando a mettere le verdure si incorporano ben bene. Cominciamo a girare. Ecco qua, cuore rustico. Pronto? Pronto? Sì, buonasera cara signora. Con chi... Sì, con chi parliamo signora? Sono Rachele. Cara Rachele, può abbassare un pochino il volume del televisore, gentilmente, o allontanarsi dal televisore? Sì, sì. Grazie mille. Sì, grazie Rachele, molto meglio. Sì. Prego. Ciao Simone, senti, volevo, come hai fatto un po' di tardi il televisore, la ricetta di prima, cosa era? Quale? Abbiamo fatto finora il dolce, il pan di Spagna. Il pan di Spagna, signora. Una girella, torta girella. Pan di Spagna, me la puoi ripetere la ricetta? Sì, ho lavorato i tuorli d'uovo con lo zucchero, poi ho aggiunto l'acqua, poi la farina, gli albumi montati a neve e per ultimo il lievito per dolci. Va bene. Tanto... E il ripieno com'era? Il ripieno abbiamo fatto una farcitura di ricotta, zucchero, sciroppo di amarena e panna montata. Va benissimo. Le dosi esatte, ricorda Rachele che poco prima della fine della trasmissione, poco prima delle 22, noi ridaremo tutti gli ingredienti esattamente, le nostre amiche rispiegheranno tutto il procedimento, certo, va bene? Certo. Tanto fra poco il pan di Spagna uscirà dal forno e poi vedrai il procedimento, va bene? Va bene, grazie mille, ciao, grazie Rachele, grazie. Ah Simone, ho aggiunto le verdurine. Buonasera, ciao. Buonasera. Che noi abbiamo fritto in precedenza, non sono altro che zucchine, melanzane e peperoni. Li abbiamo fatti a cubetti piccolissimi in modo tale che non si disperdono dall'impasto e li abbiamo fritti ma per pochissimo tempo. Ora andiamo ad aggiungere l'altra farina in modo tale che andiamo a impastare adesso e finiamo l'impasto. Un cuore solitario. Pronto? Sì. Prima sono caduta, mi dovete scusare. Non ti sei fatta male, no Antonella? No, non mi sono fatta niente, non mi preoccupate. Comunque saluto pure Elena e l'altra signora. È Teresa. Teresa, ecco. E il marito Franco, ricordiamo, sono qui nostri gentili ospiti. Prego Antonella. No, volevo chiedere ad Antonella il pan di Spagna come l'ha fatto perché non l'ho scritto bene. Ho lavorato i tuorli d'uovo con lo zucchero, Antonella. Sì. Poi ho Ma poi messo pure l'acqua. Sì. Poi e quanta? 50 ml, diciamo 4 cucchiai di acqua. Ok. Poi ho aggiunto la farina, i bianchi montato a neve e poi per ultimo il lievito per dolci. Ok. Bravissima. Grazie. Quindi quando venite a Castrovilla io ne voglio un pezzettino di questo. Va bene. 10 kg di pan di Spagna. Okay. Va bene Antonella. Cara Antonella, tu continua a seguirci perché tu lo preparerai per noi. Per e noi. Noi verremo da te. Sono gli ospiti che devono essere viziati. Siamo noi che dobbiamo venire da te. Va bene cara Antonella? Va bene, allora vi aspetto tutte e tre o quattro quando volete venire. Va bene. Grazie. Ciao. Vi saluto. Ciao cara, a seguirci, ciao. Allora Simona, quando l'impasto incomincia a prendere consistenza andiamo a metterlo sul nostro piano da lavoro, ecco qui, e lo andiamo a impastare a mano. Tutto a mano, ecco qua, ci aiutiamo con la farina per togliere l'impasto rimasto. Tu sei un cuore solitario? Stai chiedendo a me? O a lei? No, a te. No, a me. Io no. Lei no. Ho un cuore. Io sono un cuore solitario. Oh. Ecco. Un saluto ad Antonella e Armida. Ciao Christophe, ciao. Questo piatto è per te in questa serata green perché tu ti sei preso un periodo di vacanza. Ti senti un cuore solitario? Sì, in effetti Armida mi deve lasciare, poi me lo nasconde. Un po' di cuore rustico. Un pezzo del mio cuore ti lascio.